Grazie Stefano, ringraziamo Nuar per aver organizzato questo incontro dibattito. Io presento subito gli ospiti che sono alla mia sinistra. Abbiamo Raffaele Carcano, segretario nazionale dell'UAR, abbiamo Don Franco Barbero e Franco Buffoni che appunto interverranno su questo titolo che è stato scelto per il convegno, l'ordine del creato e le creature disordinate, il rapporto tra religione e omofobia, che tra l'altro è anche il titolo dell'ultimo libro di uno dei nostri ospiti, Franco Buffoni, che sentiremo via avanti. Io passo subito la parola al segretario nazionale dell'UAR, che ringraziamo per la sua partecipazione ovviamente qui al Parco di Monteclaro, e ringraziamo anche la provincia che ci ha dato la possibilità di poter organizzare in questo spazio il convegno. Quindi passo subito la parola a Raffaele. Si sente? Sì. Allora, grazie a tutti per essere venuti qui. Allora, il tema è ampio. Magari qualcuno si aspetta anche qualcosa di morboso, visto che sesso e religioni sono argomenti che di solito fanno vendere molti libri e molti giornali ultimamente. In realtà cerchiamo di fare un ragionamento un po' serio sul rapporto che c'è tra le religioni e la sessualità, e in particolare tra la religione e l'omosessualità. L'omofobia, ahinoi, viene poi di conseguenza. Non dico sempre, ma spesso. Da cosa cominciare? In realtà, ogni religione, a mio modo di vedere, quasi tutte, quasi ogni religione ha un rapporto complicato con la sessualità. Non necessariamente di tipo repressivo, perché ci sono anche religioni che con la sessualità, che hanno inteso la sessualità in maniera completamente opposta. Pensiamo solo ai riti orgiastici, o al tantrismo, per dire un'altra. Cosa hanno in comune questi atteggiamenti con atteggiamenti completamente diversi, quali possono essere appunto quelli che arrivano alla negazione totale di ogni tipo di rapporto sessuale? A mio modo di vedere, l'intenzione di controllare le persone, perché in qualche modo dando dei precetti, degli ordini, delle dottrine, e vedendo che poi altre persone le rispettano, si ha in qualche modo un controllo sulle persone. Quando si inibisce la sessualità di qualcuno, appunto, si ha un controllo di un certo tipo, non si fa fare alle persone ciò che vorrebbero fare. Quando si va all'estremo opposto, si arriva appunto all'estremo opposto. Si fa fare alle persone qualcosa che le persone non vorrebbero. Questa volontà, chiamiamola così, di potere, caso che non c'entra molto con le religioni, ma questa volontà di controllo, che è tipica non solo delle religioni, ma si potrebbe dire di ogni ideologia particolarmente, forse troppo, di ogni ideologia, diciamo così, di tipo repressivo, si è declinata appunto in vari modi nel corso della storia dell'umanità. Però una differenza si può, secondo me, tranquillamente inquadrare, cioè che le religioni monoteiste sono sicuramente state più repressive, e sono tuttora più repressive, delle religioni politeiste. È abbastanza strano constatare questa differenza, che può avere anche tante ragioni. Una banale è il fatto che comunque le religioni monoteiste sono molto legate fra di loro, nel senso che l'Islam viene dopo il cristianesimo e l'ebraismo, il cristianesimo viene dopo l'ebraismo. Alla fine è chiaro che alcune opinioni, alcune dottrine sono inevitabilmente passate da una religione all'altra. Però può esserci anche un'altra ragione da questo punto di vista per giustificare questa differenza di atteggiamento, cioè il fatto che, a mio modo di vedere, il monoteismo è inevitabilmente una negazione, proprio perché monoteismo, una negazione al pluralismo,
e se si nega il pluralismo si finisce per negare in radice, in qualche modo, la possibilità di fare scelte diverse. Se noi guardiamo la storia dell'umanità, questo lo troviamo, diciamo così, esplicitato in maniera abbastanza palese. Abbiamo un mondo antico che nei confronti dell'omosessualità, con sfumature molto diverse, però non ha mai avuto atteggiamenti repressivi, se non di discriminazione, perché poi di fatto di discriminazione magari c'erano, ma sicuramente non c'erano mai state persecuzioni, non c'erano mai state leggi che penalizzavano i comportamenti omosessuali. Con il passaggio al monoteismo, questo il cambiamento avviene. Già nell'Antico Testamento, quindi parliamo di mondo ebraico, c'è una previsione molto chiara di pena di morte per chi ha comportamenti omosessuali, parlo del libro del Levitico, giusto per la cronaca, e quindi comunque testo sacro non solo per gli ebrei ma adesso anche per i cristiani. Il Nuovo Testamento, non tanto nel, diciamo, nei quattro Vangeli, ma nelle lettere di San Paolo, ha delle condanne molto nette nei confronti del fenomeno omosessuale. Nel momento in cui l'impero romano diventa impero cristiano e quindi si inizia a tendere a trasporre quelli che sono considerati peccati dalla dottrina religiosa, si tende a trasporli nella legislazione, ecco che abbiamo immediatamente dei provvedimenti, gli editti da parte degli imperatori romani ora cristiani, che perseguono radicalmente il fenomeno, cioè, i comportamenti omosessuali. Il primo imperatore, che Teodosio I, che è quello che trasforma l'impero romano, la religione cristiana, in religione di Stato dell'impero romano, è anche il primo imperatore che emana un editto in cui introduce la pena della vivicombustione, del rogo, tanto per usare un termine, diciamo così, più comprensibile, nei confronti di chi ha rapporti omosessuali. Quindi vediamo come i due fenomeni vanno esattamente di pari passo. Nel mondo islamico succede esattamente la stessa cosa, cioè stiamo parlando dell'altro cosiddetto grande monoteismo, la legge religiosa, il Corano, comunque tutta la tradizione degli hadith, eccetera, stigmatizzano in maniera netta il fenomeno dell'omosessualità, le leggi dello Stato recepiscono al loro interno questa avversione e ne conseguono appunto dei provvedimenti di pena capitale che sono impartiti nel corso di tutta la storia, che nel mondo islamico accade ancora adesso, cioè ci sono tuttora dei paesi a maggioranza islamica che prevedono la pena di morte per l'omosessualità. Non accade altrettanto per i paesi, diciamo così, a maggioranza cristiana, ma il merito, diciamo così, non è, a mio modo di vedere, della religione cristiana stessa, tant'è che ci sono stati in questo preciso momento si sta discutendo proprio di reintrodurre la pena di morte per le relazioni sessuali in Uganda. Se c'è stato un cambiamento nel corso della storia, quindi il fenomeno omosessuale è stato, diciamo così, prima tollerato, quindi quantomeno non perseguitato, non penalizzato con le leggi, e poi appunto è iniziato un percorso addirittura di riconoscimento esplicito di diritti nei confronti delle persone omosessuali, ecco, questo accade a partire dall'illuminismo, dal Settecento, quindi da un momento in cui la società europea si secolarizza. Non è un caso, a mio modo di vedere, che il primo che scrive a scrivere un libro in cui parla appunto in termini non negativi della omosessualità è Bentham, che tra l'altro era tutto un credente. Quindi i due fenomeni, diciamo così, lo sgancio, l'introduzione di legislazione repressiva e il crescere di una religione vanno di pari passo, e così come vanno di pari passo il montare, diciamo così, della secolarizzazione delle coscienze delle persone nel mondo occidentale e
depenalizzazione prima e poi il riconoscimento di diritti espliciti. Non a caso la grande stagione del riconoscimento dei diritti gli omosessuali nasce in Scandinavia, ovvero nelle zone più scristianizzate d'Europa. Sappiamo bene l'Italia dove si colloca da questo punto di vista, perché siamo l'ultimo paese dell'Europa occidentale a non aver riconosciuto i diritti alle unioni civili, sia omosessuali che transessuali. Il discorso religioso purtroppo, vabbè, sembra quasi banale dirlo, però in Italia conta moltissimo. Il percorso dell'approvazione di una legge che consideri reato l'omofobia in Italia è stato bloccato a più riprese, e chi ha seguito i lavori parlamentari avrà notato come l'influenza, diciamo così, dei parlamentari più sensibili alle esigenze, desiderate delle cerchie ecclesiastiche è stata fortissima. Il suo avvenire, il direttore Tarquini ha detto chiaramente che una legge del genere non può essere approvata, perché altrimenti correrebbero il rischio, paventano il rischio, che qualunque loro dichiarazione contro comportamenti omosessuali possa essere considerata omofobia e quindi di fatto, come dire, censurabile, penalizzabile legalmente. Iniziano immediatamente a penalizzare il fenomeno omosessuale e dall'altro punto di vista ovviamente comportamenti di segno opposto, ovvero comportamenti di atteggiamento vengono penalizzati. Dall'altra c'è da dire che il distacco della società dalla religione da questo punto di vista è un fenomeno benefico. Perché laddove accade la legislazione assume sicuramente l'importanza civile. E questo è un argomento, diciamo così, di riflessione sui diritti, perché non è solo la possibilità di, diciamo così, di esprimere liberamente la propria sessualità che dovrebbe avere comunque, ma è anche il fatto poi di godere di diritti in positivo dal punto di vista legislativo. Laddove in qualche modo le confessioni religiose cristiane hanno accettato il primo aspetto, è abbastanza evidente che hanno delle enormi difficoltà ad accettare il secondo. Faccio un esempio recentissimo della discussione in corso in Gran Bretagna, dove tutti e tre i partiti, compresi i partiti rappresentati in Parlamento, compreso il partito del Premier, Premier Cameron, cioè quindi il partito conservatore, è favorevole al riconoscimento del matrimonio omosessuale, quindi i conservatori, i laburisti, i liberaldemocratici sono a favore di tale riconoscimento. La Chiesa anglicana, che pure rispetto alla Chiesa cattolica è notevolmente più avanti nel punto di vista del rapporto con gli omosessuali, sta rappresentando di fatto insieme alla Chiesa cattolica la principale opposizione extraparlamentare, quindi in qualche modo a questa approvazione. Quindi da questo punto di vista è chiaro che una società laica deve essere, la laicità nasce come concetto di separazione tra Stato e Chiesa, per impedire che le opinioni religiose vengano importate nei codici civili e penali. Oggi siamo forse nel campo opposto, quindi stiamo parlando di introduzione di diritti positivi, sono le stesse religioni che si contrappongono all'adeguamento, diciamo così, al riconoscimento di diritti positivi. Cosa fare da questo punto di vista in Italia? Forse lascerò la parola a chi mi segue. Sicuramente c'è tantissimo da fare a livello culturale, perché io penso che la battaglia per il riconoscimento dei diritti omosessuali, ma anche per l'approvazione di una legge che penalizzi l'omofobia,
questo genere di battaglie non sono altro che degli aspetti di un'enorme e unica battaglia che si combatte in Italia per la libertà di scelta, perché l'atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche in uno di questi temi, ma anche su tantissimi altri temi, pensiamo solo ai diritti riproduttivi delle donne, di cui si verranno in qualche modo rimessi in discussione settimana prossima dalla Corte Costituzionale, tutte queste battaglie hanno a che fare con la libertà di scelta. Da una parte ci sono cittadini che vogliono costruirsi e vivere liberamente la propria vita, dall'altra ci sono invece gerarchie ecclesiastiche che purtroppo dispongono tuttora di un enorme potere, che si contrappongono alla libertà di scelta dei cittadini e vogliono che tutti si adeguino sostanzialmente alle proprie dottrine. Ciò non significa che ovviamente non si possa arrivare a un cambiamento delle posizioni delle confessioni religiose, in parte, lo dicevo prima, cioè è avvenuto, parlo soprattutto delle chiese protestanti, la chiesa luterana, la chiesa calvinista, però a mio modo di vedere è anche sbagliato aspettarsi che i cambiamenti possano avvenire in seguito a un cambiamento della posizione delle confessioni religiose stesse. Ed è per questo che il nostro impegno come Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti è volto soprattutto a cercare di sganciare in radice la dipendenza dello Stato dalle concezioni religiose, che tuttora è così estremamente marcata. I fronti purtroppo su cui combattere sono tanti, le forze sono relativamente scarse rispetto al bisogno che ci sarebbe, ma sono anche convinto che sia necessario questo tipo di impegno. L'Italia è il fanalino di coda in materia di diritti civili di ogni tipo nell'Europa occidentale. In passato non era così, sono convinto che se ci sarà l'impegno di tutti tutti no ovviamente, ma di gran parte dei cittadini, le cose potranno cambiare. La nostra associazione è uno, spero che sia, che rappresenti per quello che fa, uno dei motori di questo cambiamento. Sono convinto che appunto altre realtà come appunto ARC, come quelle che si battono per i diritti degli omosessuali, non stiano combattendo solo una battaglia specifica per i diritti degli omosessuali, ma più in generale siano anche esse un'associazione che si batte, che contribuisce a cambiare in meglio questo paese. Grazie. Grazie. Adesso il secondo intervento lo facciamo fare Don Franco Barbero.